ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo voi non sapete, mi sono infortunato. Ho un dolore al flessore della coscia e anche ovviamente alla parte di dietro, perché non poteva mancare la combinazione con bicipite femorale. Quindi praticamente sono veramente distrutto dal dolore e non posso nemmeno allenarmi. Oggi faremo un po' di recupero attivo, praticamente faremo qualcosa finché il nostro dolore scompaia il più velocemente possibile. In questo caso mi sono preso il massaggiante, ho il tappetino con me. Quindi ragazzi, partiamo, facciamo un po' di stretching, un po' di rullo. You don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy, you gonna need to bag it up. Ragazzi, prima parte dell'allenamento andata, ora andiamo subito per la seconda parte. A few moments later. Produzida, gostosa por cima, só fogo na bomba. Mina anda de ponta a ponta, depois desencontra. Toma fique tão gostosa que essa grandona. Toma fique tão gostosa que essa grandona. Só fogo na bomba. Mina anda de ponta a ponta, depois desencontra. Toma fique tão gostosa que essa grandona. Gata, só fica à vontade, mas não se acomoda. Que eu não guardo ranco, mas nem muda lá, puta dos coelhos e das botas. Vários que se perdeu no caminho, sozinho calculando a rota. Mete as caras, o destino deu, sofreu, entrei com os dois pés na porta. Hoje ela pede Pandora, chora, implora, não quer vir fora, cara. Fora da Milano na estampa, pede pra trás e da frase. Puta da Goiás, já tá criando esperança. Filho herança, toda mal intencionada. Se despido na varanda, só de calcinha da Vitória Secret. Diz pra mim, quer que te forte, banca, amor, e que tá fim de uma ficção maluca. Maluca com preto que pega do jeito que tu nunca viu. Dentro da minha cartereja, entregou de bandeja, captura meu back de mil. Traz de espino foguete, ela chupa, ela sente, exibe na marquinha com mil. No meu particular, ela só quer mostrar o que rende melhor, rende de ó, rende, rende. Eu só quero te mostrar, eu não quero te provar. E mais nada, nada, eu só quero pra nós, nada. Ragazzi, benvenuti a casa mia, benvenuti nel mio salotto. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, anche se erano dei contenuti che avevo registrato, avevo nell'hard disk da, diciamo, 10 giorni, e avevo intenzione di fare un video. Quale momento migliore per fare questo video qui, con il quale vi auguro
un buon anno, un buon 2023. Non per tutti il 2022 è stato un'annata profittevole, un'annata buona. Dobbiamo fare di tutto affinché il 2023 diventi veramente il nostro anno. Il 2022 non è stato un brutto anno perché mi ha lasciato tantissime cose positive che ovviamente voglio continuare a coltivare e voglio coltivare ancora meglio nel 2023. Una delle cose di cui sono più contento è appunto questo progetto su YouTube che ho fatto partire da 2 mesi a questa parte, quindi ho iniziato a ottobre, ho pubblicato qualche video così tanto per, poi in novembre con il video di Torino ho fatto qualche views e poi sono stato ovviamente nei miei alti e nei miei bassi, ho portato contenuti di calcio come tutte quelle match day, queste cose così, anche per vedere che contenuto vi piace più guardare a voi e che contenuto piace anche a me produrre. La cosa che mi piace fare davvero è condividere quello che faccio con voi, quindi spero che a voi questa cosa vi piaccia. Tu dici, Jacopo, perché vuoi andare a pubblicare dei video dove fai vedere la tua vita, cosa fai, cosa non fai, cosa mangi, come ti alleni, chi sei, perché lo fai? Io sono un ragazzo come tutti voi, credo, che ha un sogno. Quello che voglio fare con questo canale non è altro che sperimentare, pubblicare, condividere con voi quello che sto facendo nella mia vita. Quindi questa qua è sicuramente una cosa positiva che mi porto da questo 2022, che mi ha aperto una strada, un mondo che nel 2023 spero di poter veramente sperimentare e godermi al meglio. Altro proposito positivo, sono tornato a giocare a calcio e sono molto contento di questo perché tutto questo periodo che c'è stato, il Covid, le cose ci hanno distaccato troppo dalla nostra routine. Io ora ho 26 anni e considerate che ovviamente c'è stato il Covid, quindi 2 anni calcistici ce li hanno levati. Poi l'anno prima mi ero fatto male, quindi voi considerate che io da 22-23 anni mi sono trovato catapultato a 26. Non era scontato per me ritornare a giocare a calcio. Sono contento di essermi ripreso ad allenare, di aver ripreso la palestra, che era una cosa che avevo abbandonato perché durante il Covid non ho più fatto palestra. Facevo 1 o 2 volte a settimana, ogni mese, tipo una cosa del genere, proprio tanto quando tipo dici sono stato troppo chiuso a casa, ho fatto troppo FIFA, te lo giuro, troppo a FIFA, voglio distrarmi, voglio fare qualcosa di diverso, ma allenavo. Però l'unico mio rimpianto è stato questo qua, di che magari avrei potuto di più dedicarmi o avrei potuto sperimentare con YouTube, perché mi sono accorto che è davvero una cosa che mi piace troppo fare, mi piace tantissimo editare, filmare e creare nuovi video, quindi veramente spero che in questo 2023 posso appunto condividere sia questo fatto nuovo di fare video, che ovviamente condividere la mia passione, sia quindi l'amore sia della palestra che del calcio. Come terzo proposito per questo 2023 voglio rimettermi in forma, voglio avere un fisico sia bello esteticamente che ovviamente performante sul campo. È un sogno nel cassetto e voglio, diciamo, prima creare le basi affinché questo possa accadere. Quindi per quanto riguarda questo sogno nel cassetto, magari ve ne parlerò dopo. Ragazzi, con questo video voglio veramente ringraziarvi per quanto mi avete sopportato in questi 2 mesi. Abbiamo fatto 250 iscritti, quasi 250 iscritti, siamo 248 ad ora che sto filmando il video. E ovviamente abbiamo fatto tantissime views che neanche mi immaginavo, 40.000 views, e veramente sono davvero contento per questo piccolo risultato che abbiamo ottenuto. Questo 2023 spero che sia pure per te produttivo. Levati quella paura di fare quella determinata cosa, buttati in quel progetto che hai sempre rimandato, perché fidati, come io mi sto accorgendo per me, per YouTube e per gli altri progetti che avevo sui social, buttarsi fa sempre bene, perché onestamente io avevo paura a partire e dicevo, ah, ma se quella persona in questo pensa quello, se le persone cosa penseranno di me, se fallisco, se non funziona, se funziona. Fate di questo 2023 la migliore versione di voi stessi. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me in questo video, spero che i contenuti che sto pubblicando vi piacciono. Se è così, lasciatemi un bel like, ragazzi, che fa sempre bene, a voi non costa niente, e soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Tutto bene, se gioca la mia cara, tutto bene.